perché io ogni anno faccio un progetto su Sanremo. Quest'anno il progetto è sui negozi storici della città. Il primo che abbiamo visto appunto è la pasticceria Primavera, che come vi ha detto lui stesso è dal 1950, quindi sono 66 anni di vita passati da madre, nipote, figlio, quindi sempre la stessa generazione. Il nostro progetto adesso prosegue con la scoperta di tutti i negozi storici che ho trovato, che io mi sono un po' documentata eccetera, magari qualcuno me lo sono anche dimenticato e mi comincio con le scusarmi se me ne sono dimenticata qualcuno. Questa volta siamo anche guidati dalla vigilessa, perché abbiamo abbinato l'educazione stradale, quindi abbiamo approfittato, lo dice lei, che ci accompagna durante questo viaggio. Quali negozi andrete a visitare? Questa è una sorpresa, vuoi saperlo subito? Devi venire dietro per scoprire, se no levo già la suspense. Questo è un progetto della scuola elementare. Della scuola dell'infanzia Santa Marta, quest'anno ti dico è la nona edizione, su Sanremo hanno fatto il festival, i fiori, gli sport, e quest'anno hanno venuto in mente i negozi storici. Che classi comprende? 3, 4, 5, bambini di 3, 4, 5 anni, 6, poi quelli che un altro anno andranno poi in prima elementare. Quanti bambini sono? 40. 40? Sì, adesso purtroppo ci sono varicelle in giro, influenza ancora, strascico, quindi questa mattina manca qualcuno, però nell'insieme andiamo. Quante uscite farete? 4. 4? Nell'arco, da qui a fine anno scolastico? No, qua le concentriamo tutte in queste due settimane e così finiamo la suspense di questi negozi.